Ciao a tutti qui Superlupin 777 e benvenuti in questo video. Allora, devo parlare piano perché è abbastanza tardi. Comunque, la caccia a Onyx Shiny che stavo portando avanti da molto molto tempo, penso sia stata la seconda caccia più lunga che ho fatto col metodo Masuda, è finalmente terminata. Infatti, come vedete, ecco qui il nostro Onyx Shiny. Allora, non sono molto esigente per quanto riguarda gli EV su questo Pokémon, nemmeno sulla sua natura, perché vorrei usarlo come un Mega Steelix, quindi la sua abilità non è che mi vada a interessare più di tanto, ma andiamo a controllarla per sicurezza. Vediamo un pochino, è maschio, vediamo subito, e vediamo la sua abilità sotto il guscio, bene, quindi ha la Hidden Ability e questa cosa mi piace, tanto guardiamolo qua che si muove, quanto è bello. Ora andiamo a controllare i suoi EV e preghiamo. Quello che mi piacerebbe avere è un PS attacco-difesa, il resto non mi importa. Ti prego, ditemi che abbiamo queste cose. Soltanto queste pretendo, vediamo. Dimmi un po', vediamo il potenziale eccellente, il mio giudizio inappellabile. PS attacco-difesa, difesa speciale. È perfetto, è perfetto. Sono stracontento. Abilità nascosta, cioè, meglio di così non potevo chiederlo. Come avete visto, ha un egg move che è peso bomba. E così si chiude la mia settimana fortunata. Stavo proprio per andarmene a letto e ho detto: ah no, dai, facciamo ancora un pochino di schiusura di uova. E ho fatto bene, ho fatto strabene. Quindi niente, dopo tutti gli shiny che ho ottenuto scambiando gli scarti di breeding di questo Onix, perché gli shiny che ho ottenuto tramite scambio prodigioso li ho ottenuti scambiando soltanto Onix praticamente. Dopo questi shiny, appunto, dopo la vittoria alla lotteria, ecco che otteniamo anche questo shiny flawless bellissimo. Quindi, niente, sono stracontento. E niente, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace. Non insultatemi nei commenti, grazie, insultatemi su Facebook, che lì mi diverto di più a leggerli. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.